Glitters e bentornati sul canale di Glitter e Candy. Io sono Gennarino e io sono Jenny e insieme siamo i presentatori presenti. I presentatori presenti, faceva rima, ma quando mai? Dunque Glitters, siamo qui per aprire i vostri regali, le vostre lettere, i vostri disegni, ma devo dirvi che Candy non ci sarà in questo video. Perché è successa una cosa un poco brutta, cioè, tanto loro lo sanno, eh. Ah sì, allora Jimmy ha lasciato Candy, è molto triste in questo momento e quindi ha preferito non partecipare al video perché poi voi fate le classifiche delle coppie, le cose, allora, cioè, capì? Cosa così. Ovviamente noi proveremo a far ragionare Jimmy, a sistemare le cose. Non perdetevi l'episodio di domani alle 16 su Cioccolate e Verità. Nel frattempo oggi abbiamo due ospiti molto speciali. Lino Bean. Ciao Glitters. Buon cioccolati a tutti. Lino Bean al momento è una delle coppie più amate a Rainbow City. Non siamo la più amata e ve la giocate un po' con la clowny. Ciao Glitters, eccoci di nuovo per aprire i vostri disegni, le vostre letterine, eccetera. Iniziamo subito da questa busta rosa confetto. Questa è da parte di Valeria, c'è scritto fatto a mano. Vediamo, quindi è un regalo. No! Ma che carino, Valeria, ma che bel pensiero che hai avuto, è bellissimo. Ah, mo sì, bello, mi è piaciuto che si deve, Valeria, bellissima. Gennarino, dobbiamo fare il video, dobbiamo continuare. Allora lo uso dopo per la mia pennichella. Ma è mio. Dunque, al momento non ho visto letterine da parte di Valeria, quindi andiamo avanti. Questa è da parte di Sara. Bella scatola, oh, mi piace un sacco. Allora, qui c'è la letterina da parte di Sara, eccola qui. C'è la classifica! Allora, ship preferite, Nobu e Marine! Un punto per noi. Molto gentile, Sara, davvero molto gentile. Poi abbiamo Claudio e Melanie. Candy e Jimmy. Ui, meno male che non ci sta. Glitter e Cosmo. Daisy e Ari con un punto interrogativo. Gennarino e Ricky con un punto interrogativo. Allora, scusate, perché ha messo il punto interrogativo? Io e Ricky siamo molto felici, bellissimi. Ci avete messo pure in ultimo. Ci hai messo in ultimo, Sara. Non lo accetto veramente. Oh, non fare il Claudio della situazione. Mentre i suoi personaggi preferiti della Unicorn Squad sono Melanie, Daisy, Marine, Glitter e Candy. Pure in ultimo, Candy. Dai, ma sono gusti. Per gli Airboys, Gennarino, Claudio, Jimmy e Mike. Ok, Sara, hai recuperato qualche punto con questa classifica. Io molto d'accordo col mettere Mike all'ultimo posto. Non ti piace? No. Amore, mi ha scritto anche che mi vuole bene. E questi sono i suoi disegni. Guardate, ha disegnato tutta la Unicorn Squad. Wow, troppo bella! Scusate, io sono Gennarino, il critico d'arte carino. Apprezzo tanto lo stile di Sara, perché guardate, cioè, ha fatto in modo, non so, mi sembrano tipo fatte con i palloncini. Hai presente quelle sculture con quei palloncini lunghi? Ecco, mi ricordano molto quelli. E mi piace tantissimo. Ora qui intravedo una cosa bellissima. Allora, questa è da parte di Alice, da aprire su YouTube. Siamo su YouTube, vedo i tuoi video da sempre. Boh, aspetta, devo prima tirare fuori, giustamente. Oh, Alice mi ha scritto delle cose bellissime, grazie. Vorrebbe essere salutata dalla Clowny, ma la Clowny non c'è. Oggi abbiamo una Nobin, però ti saluto io. Ciao, Alice. Classifiche dei personaggi. Claudio, lei li ha messi tutti insieme. Claudio, Melanie, Mike, Gennarino, Cosmo... Va bene. Nobu. Ehi. Passi stare sotto al mio amico Cosmo, ma stare sotto Mike. Che offesa. Dai, raga, però non vi dovete offendere. Poi abbiamo Alice, Marine. Cosa? No, secondo me ha sbagliato, si è confusa. Non è possibile. Perché devo stare sotto Alice? Perché sono i gusti suoi. Poi abbiamo Nebula, Glitter, Jenny, Ricky e Ari. Scusate, Candy? Candy is over the party? Ok, perfetto. Ah no, eccoci qua, Jimmy, Mimi, Blair, Betty, Sabrina e Rebecca. Ma io Candy continuo a non vederla.
Vabbè, classifica coppie: Clowny, No Bean, Uffa, Cosmitter, Gimendi, Dairy, Gennarino e Ricky. Poi abbiamo tutti i disegnini delle coppie. Guardate che carini. Nebula la fate sempre bellissima. Cioè, stupendo come disegnate Nebula. C'è Jenny, come so bellel. E poi c'è la Dairy, la Jenny, c'è Blair. Qui ci sono le caratteristiche dei personaggi. C'è il disegno di Detective Candy al vostro servizio. Na-na-na-na. E wow, guardate che bello! Adoro! No, vabbè, bellissimo! La mia preferita è Marine. Ci credo. Guarda quanto sono bella. Ok, Alice, ti perdono per la mia posizione in classifica, su cui sicuramente ti sarai confusa, io ne sono sicura. E per questo bellissimo disegno, perché veramente adoro, adoro tutto. Guarda che scarpe! Sì, questi sono dei personaggi già esistenti che però lei ha riadattato alla Unicorn Squad. È bellissimo. Poi... che bello! No, guardate, anche per le Sailor l'ha fatto! No! Vabbè, qui ha vinto Melanie, sì, sì. E poi... oddio! No, no! No, vabbè, mi piace da morire, mi piace da morire! No, scusate un attimo, devo fare la storia da mandare a Melanie, perché è troppo bella. Allora, mettiamo hashtag troppo bella, vero amore, come si chiama? Ah, hashtag Sailor Moon. Bello, Alice, hai avuto un'idea proprio carina. Andiamo avanti. Eccoci qui con la letterina e i disegni di Ilaria. Ha 12 anni, lo so, sono un po' grande, ma non posso farci nulla. Le tue storie sono più avvincenti di tutte le serie TV che abbia mai visto. Ma grazie! I miei personaggi preferiti sono Daisy, perché adoro il suo sarcasmo. Gennarino, anch'io a scuola sono quella che dice a tutti stai calmo. Candy, anch'io da piccola volevo essere un piccolo unicorno. Le mie coppie preferite sono Gennarino e Ricky e Glitter e Cosmo. E questo è il suo disegno. Guarda, ha messo il washi tape glitterato. Wow, quanto è bello. Che bello, bellissimo. Adoro. Se permettete, questo lo devo spiegare io, perché qui Glitter, vedete, sta troppo dicendo Marine, ma che belle scarpe. Ed io, oh sì, sono della nuova collezione. E vabbè, poi Melanie sta pensando ad altro, e anche Candy. Poi guardate che bel disegno che abbiamo qui. Questa è Glitter. Vediamo se ce ne sono altri. C'è Candy, bellissima anche questa. Daisy, Marine, Melanie, oh, Melanie ti è venuta perfetta. E c'è letterina. Grazie mille, Valeria, per tutto quello che hai scritto. Lei ci tiene a difendere Sabrina dicendo che c'è troppo accanimento verso di lei e che forse non se lo merita. E che il suo personaggio preferito è Glitter. Oh, meno male, perché stranamente, cioè, Glitter dovrebbe essere tipo la protagonista di tutto, però quasi mai sta prima in classifica che la Wagyu. Purtroppo Glitter non c'è, ma ti saluto io. Ciao, Valeria. Io ci tenevo a farti i complimenti per il ritratto di Marine. Mi piace molto così imbarazzata. No, buh! È vero, guarda quanto sei dolce. E abbiamo quest'altra cartellina da parte di Diana. Allora, Diana ci chiede di salutare anche le sue migliori amiche. Quindi ciao Diana, ciao Arianna, ciao Ayanda, Dea e Rita. Per noi sei un'idola su YouTube, seguiamo soltanto te. Glitter e Candy per noi è un vero e proprio stile di vita. Ma grazie! Speriamo che i disegni ti piacciano. A me sicuramente, qui chi ha i vizi sono questi qua. Con tutta l'ammirazione del mondo. Ma grazie! Ah, qui ci sono delle card con tipo gli hashtag dei personaggi. Queste di Daisy, ma sul serio. Poi c'è quello di Mike, sono un piccolo unicorno. Poi c'è quello di Marina, andiamo a fare shopping. C'è poi il disegno degli Air Boys. Guardate che carini. Che belli. Allora, mi piace perché sembra che stiamo facendo una sorta di balletto in sincro. Non lo so, sembriamo tipo una band coreana. Ta 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 ta. Noi siamo gli Air Boys, siamo gli Air Boys. Ta 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 ta, ta 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 ta, e basta. No, Gennarino, non lo spegni così, o non si spegne più. Poi qui c'è un bellissimo disegno di Glitter e Candy fuori la pasticceria di Alice. Guardate, ci sono anche i loro zainetti, troppo carine.
Qui c'è tutta la Unicorn Squad con le loro caratteristiche e qui c'è il disegno della Unicorn Squad. Anche qui però, se devo dire, ecco qua. Allora, Mang si è in birrossetto. Ma Jenny, ma così è bellino, guarda che carino il sorrisino così. Però, cioè, bastava una striscetta rosa, rosa scuro, pure questo rosa qua, e guarda che bello. Cioè, secondo me poi cambia tutto lo sguardo. Però, vedi, poi a Daisy ha messo pure più mascara, cioè l'ha messa l'eyeliner, perché Daisy ha stile. A Marine si vede che ha messo un po' di mascara in più e nessuno ha il blush. Babbo, Jenny, ma che fa? C'è anche la card di Glitter, poi quella di Claudio sul più bello, anzi aspetta, sul più bello, ecco, perfetto. Quello di Jimmy, terra pulita, quello di Melanie con il girasole che ti è venuto benissimo e quello di Gennarino, fai calmo. Ok Glitters, poi abbiamo questa busta, vediamo cosa c'è dentro. No dai, ma che bello, guardate, bellissima, questa la metto subito. Sicuramente l'ha fatta lei, non ho ancora letto la letterina, ma è proprio un rosa candy. Vediamo queste altre sorprese. Ma è adorabile! Sì, sì, sono sicuramente fatti a mano. Troppo bello. Da Veronica, grazie Veronica. Ho sempre voluto vederti e quando ho visto che c'era un filmacopio a Bologna non desideravo altro che vederti. Ti adoro perché fai dei video bellissimi e sei davvero brava. Spero che i due regali che ho fatto ti piacciano. Sì, Veronica, mi sono piaciuti tantissimo. Vediamo i suoi disegni. Oh, che carini! Sono Daisy, Mel e Marina. Sì, assolutamente ti seguirò col profilo di Glitter e Candy. Bellissima borsa, grazie. E poi ci sono Glitter e Candy. Candy che sta canticchiando "Sogno un piccolo unicorno". E poi abbiamo quest'altra busta. Oddio. Allora, qui c'è scritto da Francesca: per Claudio da regalare a Melanie. Uffa, non c'è niente per me. Oh, ma che carino. No, ma è l'agendina di Parigi. Che bello. Allora, onesta, non so se Claudio la regalerebbe a Melanie, perché se avete letto il nostro secondo libro, quando Melanie va a Parigi, insomma, cioè, diciamo che non stava pensando proprio a Claudio. Ma proprio no. Sì, esatto. Vabbè, comunque un bel pensiero. Questa è la sua letterina e ci ha detto tutto quello che le piace dei nostri personaggi. Poi c'è questo libro di Agatha Christie che io volevo tanto leggere. Il fatto che è in inglese, quindi forse è un messaggio subliminale del tipo impara l'inglese. Poi ci sono questi stickers unicorno che sono perfetti per Glitter e Candy. Cioè veramente la perfezione, e sicuramente li metterò nella sua stanza. Oh no, per Jimmy da regalare a Candy. Qui ho fatto un disastro perché, ecco, cioè, c'erano dei glitter, però non era chiuso benissimo, ma va bene. Comunque questi sono dei glitter per Glitter, sicuro. Bellissimo che per Mike o Cosmo, cioè il primo che glielo regala va bene, da regalare a Glitter, preferisco Mike, va bene. Bello, me l'immagino. Ehi carota, ti, i glitter, va, pargi la glitteranza nel mondo. Ah, il libro non era per me, è per Ari che deve regalarlo a Daisy come libro per la scuola. Ho capito. E poi qui c'è questo bellissimo braccialetto che potrebbe essere per Marina. Sì, questo è per Nobu da regalare a Marin. Non so se il regalo è davvero di questa marca. No, vabbè, non ti preoccupare. Ok, beh, Marin, so che forse è un po' grande, ma ti regalo questo bracciale. Oh, grazie, Nobu. Magari posso usarlo come hula hoop. Bene, Glitters, per oggi il nostro video finisce qui. Speriamo tanto di avervi strappato un sorriso. Grazie ancora per tutti i disegni e le bellissime parole che ci scrivete. Noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. E mi raccomando, domani non perdete l'episodio su Cioccolato e Verità. Grandi cose, terribili certo, ma grandi.